Il prigioniero con la maschera di ferro non fu mai trovato. Tra i suoi carcerieri si vociferava che avesse ricevuto il perdono reale e fosse stato portato in campagna, dove avrebbe vissuto tranquillo, visitato spesso dalla regina. Il re noto come Luigi XIV portò al suo popolo cibo, prosperità e pace. E viene ricordato come il più grande sovrano nella storia di questa nazione.